siamo visti due settimane fa con la maggior parte di voi nella serata che ha determinato la scelta dell'azienda del gruppo di acquisto. C'è qualcuno di nuovo, quindi magari ripetiamo un secondo il percorso del gas. Il gruppo di acquisto cos'è? È un gruppo di cittadini che liberamente si mette assieme col comune in intento di installare nelle proprie abitazioni un impianto per migliorare l'efficienza energetica, che sia esso un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o un miglioramento dell'impianto attuale, come per esempio un climatizzatore o una pompa di calore. Dopo aver avuto la prima massa critica, chiamiamola così, quindi le prime adesioni al gruppo di acquisto, è già stato avviato l'atto tecnico privato a tutte le aziende che si sono segnalate allo sportello, alle categorie produttive, a tutte le associazioni di categoria, eccetera, per partecipare con un'offerta agli aderenti al gas. Poi vediamo che tipo di offerta istituita. Le offerte arrivate sono state inserite in una griglia che è questa qui e che ha portato la volta scorsa alla scelta dell'azienda. La scelta dell'azienda è stata fatta non conoscendo i nomi delle aziende, ma soltanto attraverso una scelta tecnica di curriculum aziendale, di garanzie e qualità dei prodotti e di prezzo. In questo caso ha vinto l'offerta 3B con un totale che aveva per capirsi 90 punti su 130. La scelta è stata fatta dalle persone che erano presenti alla scorsa assemblea e non doveva essere per forza la prima della griglia. E infatti c'è stata anche una discussione, un'analisi molto approfondita dell'offerta e gli aderenti, i primi, hanno scelto l'offerta 3B, che prevede, per capirci, per fare una sintesi di ciò che prevede, è l'azienda aveva un curriculum aziendale abbastanza buono, forse il secondo come punteggio. Il pannello fotovoltaico scelto è un Viessmann Vitovolt. È stata scelta soltanto l'offerta 3, l'offerta 3A non ce n'è stata ritenuta congrua alla qualità del gas. Quindi, pannello fotovoltaico Viessmann con inverter Fronius. I prezzi che vedete qua sono i prezzi per kilowatt di picco, quindi sul fotovoltaico che uno installi un kilowatt di picco o 4 kilowatt di picco, il prezzo a kilowatt è fisso per tutti, dando così accesso a tutti alla tecnologia allo stesso prezzo. È previsto soltanto un piccolo sconto per impianti superiori ai 6 kW. Qui vedete che ci sono quattro fasce
da 1 a 20 kW, da 20 a 40 kW, da 41 a 60 e maggiore di 60 kW. Questo cosa vuol dire? Che se tutto il gruppo di acquisto, quelli che installano per primi e quelli che installano per solo ultimi, cioè installiamo più di 20 kW, il prezzo passa per tutti, sia per il primo e per l'ultimo, in seconda, terza o quarta fascia. Quindi, maggiore è l'adesione, maggiore è lo sconto. Per ciò che riguarda il suo l'area termica, funziona presso poco allo e il suo modo, neanche qua è un pannello della Vito Sol, è un pannello piano con prezzo al centro quadro a seconda delle fasce da 700, 6,80, 6,60. Se teniamo presente che per una famiglia di 4 persone ci vogliono circa 2 pannelli, sono circa 5 metri quadri e un bollitore da 300 litri. In questo caso i 5 metri quadri per capire quanto spendo, faccio 700 per 5 fa 3 e 1.500 e anche qua qua devo aggiungerci l'IVA che è del 10%. In questo caso è escluso solo l'eventuale pratica paesaggistica e l'allacciamento all'Enel per ciò che riguarda il fotovoltaico. Quindi al prezzo che ci riesce ci avrete aggiungere circa 250 euro di bollettini Enel, che poi vi metterete d'accordo se li fa l'azienda e voi glieli versate o se li fate voi. Per ciò che riguarda il termico, il costo è un costo fisso, cioè chiavi in mano, non c'è nient'altro. Qui stiamo parlando di installazioni standard, cioè le installazioni standard vedono cosa? Una perforazione dall'esterno all'interno e non però, cioè quindi l'impianto classico che possiamo metterci tutti. Se voglio qualcosa in più, per esempio i tubi che mi scendono sotto traccia, quello è extra. Però l'installazione standard fatto bene a regola d'arte è tutto chiave in mano. Altra tecnologia che era oggetto del gruppo di acquisto sono gli scaldacqua a pompa di calore. Sono dei boiler che utilizzano l'elettricità magari prodotta dal fotovoltaico o comunque l'elettricità per scaldare l'acqua calda sanitaria. Sono dei boiler, anche qui per una famiglia di 4 persone c'è bisogno di un boiler di circa 300 litri e il costo è veramente interessante, siamo a 2.300 euro circa per l'impianto da 300 litri, più IVA anche questo. Per ciò che riguarda i climatizzatori, nel capitolato tecnico c'erano delle specifiche di efficienza molto alte e i climatizzatori offerti sono dei Mitsubishi che sono al top della gamma, hanno veramente delle efficienze molto molto alte. Questo è il prezzo dell'impianto da 12.000 BTU mono split, quello classico ed è compreso anche qui di tutto, quindi anche qui è l'impianto chiavi in
mano. Anche questo più IVA. Per ciò che ci riguarda l'IVA, non è il 10% esatto in questi casi, negli ultimi due casi, perché è il 10% fino al lavoro della mano d'opera. Quindi arriveremo al 12 di IVA all'incirca, se voi volete fare una media, arriveremo cioè 12. Comunque l'offerta ci ha date tutti delle schede tecniche in modo che possiate avere sotto mano l'offerta. Quindi le schede tecniche con le caratteristiche esatte degli impianti. Era stato chiesto anche da qualcuno la possibilità di avere degli ottimizzatori. C'era qualcuno che aveva dei problemi con delle ombre, mi sembra, o delle falde particolari. L'azienda ha fatto un'offerta con gli ottimizzatori, con un Isola Rage, un cell inverter per il fotovoltaico, di un costo di 250 euro in più a kilowatt. Il mio consiglio è: utilizziamoli solo se abbiamo veramente dei problemi di ombre, se no va benissimo l'impianto standard. Ok, l'azienda selezionata è l'azienda che sta qui ed è l'MG Miero, è un'azienda del Padovano, ha già collaborato con noi, e questa sera firmerà davanti a voi i capitolati tecnici e l'offerta che ha fatto per sancire l'accettazione. Ricordatevi che i passaggi ora sono questi: gli aderenti al gruppo di all'acquisto avranno diritto ad un sopralluogo tecnico dell'azienda che vi farà un preventivo come quello, con le prescrizioni dettate dal capitolato tecnico e dall'offerta economica fatta. Voi quel preventivo non lo firmate lo stesso giorno, ma lo tenete, lo valutate, ci pensate sopra, venite qui allo sportello e ci pensate, e poi eventualmente firmate il contratto. Lo sportello fa da intermediario, però il contratto è tra committente, cioè tra aderente al gruppo di acquisto e l'azienda. Ovviamente il contratto prevede che tutte le clausole, che il capitolato tecnico sia parte integrante di esso, cioè tutte quelle caratteristiche del capitolato tecnico, compresi i 10 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria in ciaclusa, le penali per il ritardo, eccetera, anche se non sono riportati nel contratto, fanno parte del contratto perché sono nel capitolato tecnico. Quindi oggi siamo qua per conoscere un po' l'azienda e per conoscere un po' i prodotti che hanno vinto questo gruppo di acquisto. Marco, Claudio, se volete aggiungere qualcosa. Ovviamente la serata è anche aperta alle nuove domande, ai dubbi che vi sono venuti da 15 giorni fa fino a stasera, quindi benvengano, credo che abbiamo fior di tecnici che possono rispondere. Lo sportello energia rimane aperto tutti i giovedì sera e quindi anche nelle fasi successive, nei prossimi giovedì, si potrà eventualmente venire da queste parti e discutere o approfondire alcuni temi, anche avendo in mano
del materiale a questo punto di carattere tecnico che ci dice quali sono effettivamente le caratteristiche. Per le questioni di ordine fiscale credo potremmo darvi una mano, nel senso per quanto riguarda la lettera di vita e il resto dovremmo riuscire a darvi una mano comunque anche qua a sportello se avete dei dubbi o comunque è necessario impostare anche questo discorso che è ovviamente logico corollario del tipo di piano che si fa. Non aggiungerei altro. Ribadisco, se non c'era si era capito prima, l'adesione al gruppo di acquisto non è per nulla vincolante all'acquisto. Questo è chiaro per tutti. Chiamo qui Riccardo Schiavon che è il prenditore. La sedia, che è il responsabile tecnico dell'azienda. Posso tagliare? Sì, oppure ce n'è un'altra qua, guarda. Grazie a tutti per l'ospitalità, Comune di San Corsato, il gruppo che supporta appunto il gruppo d'acquisto, Lega Ambiente, che ci ha permesso di partecipare appunto a questo gruppo d'acquisto. Io sono Riccardo Schiavon, come ha detto Piero, responsabile del settore energie rinnovabili per quanto riguarda la MG Maniero. Siamo un'azienda costituita come tutte le aziende da due gruppi principali che sono la mente e il braccio. La mente è costituita da 20 persone, giovani e creative, competenti e appassionate del proprio lavoro, che cercano di dare soluzioni a tutte le domande e le richieste che chiunque di voi insomma, può avere per aumentare il comfort della propria abitazione e per avere un risparmio nelle bollette che paghiamo tutti i giorni. E poi siamo costituiti dal braccio, il braccio che sono 4 squadre di elettricisti e 3 squadre di idraulici che appunto in collaborazione con la mente eseguono tutte le lavorazioni che sono state proposte sia nel gruppo di acquisto, nel capitolato di gara, ma anche molte altre lavorazioni che adesso andremo a vedere. Cosa offriamo? Offriamo una gamma completa di sistemi e tecnologie e prodotti per far risparmiare, come ho appena detto, per aumentare il comfort dell'abitazione, quindi il nostro star bene all'interno della propria abitazione, per rispettare l'ambiente, quindi ridurre le emissioni di CO2 e vedremo poi verso la fine appunto anche per muoversi in modo sostenibile. Uno dei tanti settori che l'azienda tratta è la realizzazione dell'infrastruttura elettrica per la ricarica dei mezzi elettrici. L'ultimo passo che manca per poter usufruire il mezzo completamente elettrico è appunto quello dell'infrastruttura, quello che vincola un po' tutta quanta la catena. La nostra azienda ha già installato le prime 2 colonnine di ricarica autoelettrica nei pressi appunto della nostra azienda, in 2 comuni. Qual è la nostra forza? Servizio chiave in mano, cerchiamo di gestire il cliente a 360 gradi, partiamo dal sopralluogo, dall'analisi delle proprie bollette, dei consumi e poi di questo avrete modo di interloquire, parlare al momento del sopralluogo con i due colleghi. Abbiamo l'ingegner Maniero e il collega Simeonato che appunto ci dedicheranno a voi per quanto riguarda i sopralluoghi e per proporvi, assecondarvi nelle vostre scelte, trovare la soluzione più opportuna e proporvi le condizioni più ottimali al fine di gestire la situazione nel migliore dei modi. Gestiamo la progettazione, le pratiche burocratiche, la fornitura e posa in opera e nel caso ci fosse bisogno, qualcuno avesse la necessità, anche i finanziamenti. I prodotti che trattiamo, come ho detto prima, i prodotti che sono stati presentati nel capitolato di gara e nel gruppo d'acquisto, li trattiamo tutti, tra questi appunto il fotovoltaico, ricordiamo che se abbinato, come diceva prima Piero, con una pompa di calore può rendere l'edificio quasi completamente autonomo dalla bolletta del gas per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria. Si ricorda che il fotovoltaico può essere portato in detrazione al 50%,
I sistemi di ottimizzazione di produzione dell'energia elettrica, come diceva prima Piero, nel caso ci siano ombreggiamenti, ma non solo ombreggiamenti, potrebbero essere anche inclinazioni non ottimali. Il sistema di ottimizzazione ci permette anche di poter visualizzare pannello per pannello, nel caso ci siano performance non idonee, si riesce a captare subito, verificare subito quale dei 12, 24 o X pannelli ha l'anomalia o ha un ombreggiamento che ci va sopra e per quante ore. Insomma, ci permette di vedere in modo un po' più dettagliato anche come funziona il nostro impianto fotovoltaico. Altri prodotti che trattiamo sono appunto i sistemi di accumulo, non presenti nel capitolato di gara, sistemi che ci permettono di produrre durante l'arco della giornata, consumare durante la giornata, immettere l'energia in surplus durante l'arco della giornata e di notte andare a recuperare quell'energia che durante il giorno abbiamo accumulato nei nostri accumulatori. Solare termico, tecnologia ormai nota, attraverso appunto la luce del sole riusciamo a scaldare un assorbitore che conduce dell'acqua all'interno di un serbatoio, e questo serbatoio naturalmente da questo serbatoio noi andiamo a spillare dell'acqua per usi sanitari, anche questo detraibile al 65%. Boiler di pompa di calore, similare al solare termico, usa la temperatura dell'ambiente attraverso dei cicli di compressione e decompressione appunto eseguiti da un compressore, cede calore all'acqua e anche questa non possiamo andare ad autoconsumare. Questo è detraibile al 50%, nel caso ci sia la possibilità di sostituirlo a un boiler elettrico, in questo caso può essere portato in detrazione al 65%. I climatizzatori, noti come split, ce li abbiamo tutti in casa, chi più nuovo, chi meno nuovo, chi on off, chi è pompa inverter, eccetera, eccetera, sono coloro che ci raffrescano, riscaldano in condizioni limite, deumidificano o purificano addirittura l'ambiente. Altri prodotti che trattiamo sono appunto i sistemi di allarme, videosorveglianza per la messa in sicurezza del nostro edificio, per poter monitorare da remoto la nostra abitazione e vivere comunque in sicurezza, dando comunque comfort e agio al nostro modo di vivere. Anche questi si possono portare in detrazione al 50%, visti come intervento di manutenzione elettrica, ma proprio anche come sistema di videosorveglianza. Sistema di videosorveglianza in sé, in termini fiscali. Altra attività che svolgiamo è appunto il relamping LED, significa andare a sostituire, e questo appunto l'ingegnere nell'occasione dei sopralluoghi ve lo può dimostrare, andando a sostituire delle lampade ad incandescenza che sono le più vecchie, quelle che consumano un po' di più, ci permettono di risparmiare fino all'80% dei nostri consumi elettrici relativi all'illuminazione. Anche questo intervento può essere portato in detrazione al 50%. Sistemi ibridi, è un sistema che sfrutta l'energia e il gas al fine di dare il massimo comfort all'interno della propria abitazione. Allora, di solito la caldaia utilizza soltanto il gas, la pompa di calore utilizzata per il riscaldamento usa soltanto l'energia elettrica. Questi sistemi sono una via di mezzo, praticamente utilizzano la pompa di calore fino a quando la sua performance è al massimo. Quando vede c'è una centralina che controlla quando la sua performance comincia a scendere, dà un contributo alla caldaia, la caldaia dà un contributo al fine che come posso dire, ci sia un risparmio maggiore tra l'insieme di energia elettrica e gas. Interventi di ristrutturazione importante, facciamo anche riscaldamenti a pavimento al fine appunto di agevolare il comfort dell'abitazione. Altra tecnologia che utilizziamo sono i caloriferi ad alta efficienza, sono termosifoni, hanno la stessa struttura del termosifone, l'unica cosa che sono costituiti, realizzati in un modo particolare che permette di far circolare al suo interno una temperatura più bassa dello standard di un termosifone in ghisa, quindi non viaggiano più i 60-70 gradi di temperatura ma possiamo arrivare a 45-50 gradi di temperatura, e la curva climatica che si viene a realizzare è una curva più o meno ad altezza uomo che permette di essere captata subito invece di essere sparata verso l'alto e concentrarsi nel soffitto e attendere che l'aria calda poi scenda. Anche questo può essere portata in detrazione al 50%. Come avevo accennato all'inizio, altro settore che tratta l'azienda è la mobilità elettrica, visto come realizzazione di infrastruttura elettrica per comuni o anche per abitazioni per poter ricaricare i propri mezzi elettrici.
Nel globale l'azienda tratta anche tutto quello che è l'impiantistica elettrica e idraulica, per chi dovesse fare ristrutturazioni, ampliamenti o nuove realizzazioni di abitazioni. Noi abitiamo, perché alla fine di 12 ore della giornata le passiamo tutte all'interno dell'azienda, in un edificio costruito con tutte le tecnologie che abbiamo appena citato. Ce lo siamo progettati, ce lo siamo studiati, naturalmente dopo seguiti da squadre che ci hanno collaborato con noi, ma abbiamo un edificio in classe A. È gestito con un impianto al tempo era di 200 kW, sarebbe da aggiornare la slide, attualmente abbiamo 220 kW, abbiamo una cisterna di 2000 litri d'acqua che recupera tutte le acque meteoriche e le rilancia nelle vaschette Pucci. Abbiamo più di 500 lampade a LED installate, tutti i serramenti basso emissivi, impianto radiante nella zona uffici a soffitto e nella zona produzione logistica a pavimento, questo per una questione di inerzia termica. Abbiamo una pompa di calore, siamo completamente staccati dal gas, e abbiamo un isolamento a cappotto per tutta quella che è la parte, diciamo, degli uffici, che in modo tale da aumentare il comfort. Tutto l'edificio è gestito con domotica, quindi può essere la domotica cosa permette? Permette innanzitutto di risparmiare in bolletta, permette di essere gestita da remoto, permette di avere una versatilità e la possibilità di modificare in ogni momento, nel caso ci siano spostamenti di uffici, tutte le varie illuminazioni e tutto quello che abbiamo di necessità e che ci permette di lavorare in modo più agevole, insomma. Per noi l'azienda è un fiore d'occhiello e risulta essere un biglietto da visita. Sarebbe un onore che se avete voglia e volontà venite a trovarci in concomitanza magari per firmare qualche contratto, e così vi mostriamo proprio con carte alla mano, carte scoperte, tutte le realtà che ci sono sia sul gruppo d'acquisto, sul bando di gara che è stato presentato, sia su altre attività, insomma. Questo è quanto. Se ci sono delle domande, se no direi di passare magari i prodotti che abbiamo proposto nel... Allora, partirei dal fotovoltaico. Allora, il pannello che ha vinto, come si diceva prima con Piero, è il Vitovolt 300. Cosa da dire? Sono moduli con tolleranza soltanto positiva, hanno una garanzia di decadimento lineare in condizioni di test standard pari all'81% della loro potenza nominale fino ai 25 anni, adatto per svariate tipologie di impiego. Vediamo la potenza del modulo che è stata proposta è da 250 watt. Significa che per un impianto da 3 kW servono 12 moduli e le dimensioni di ogni modulo sono 1663x998, 1700x1 metro. L'insieme di questi moduli dislocati sia in modo verticale che in modo orizzontale permette di creare l'area che si aggira intorno ai 7-8 metri quadrati a kW. La tipologia di fissaggio, come si diceva prima, che è stata studiata, è una tipologia standard, significa che viene installato parzialmente integrato, sopra tetto, sopra coppo, vengono fissate delle staffe sulla stratigrafia più alta, diciamo, del tetto, sulla caldana per chi avesse la caldana, sul tavolato di legno per chi avesse il tavolato di legno, sulla pignata per chi avesse la pignata, eccetera, eccetera. E dopodiché viene tutto sigillato per rendere comunque impermeabile, come lo era lo stato iniziale, il tetto. Da lì viene riposto sopra il coppo, quindi fuoriesce soltanto un aggancio. Sopra questo aggancio vengono fissati dei profili e i profili fungono da binario per l'appoggio di tutti quanti i pannelli. L'insieme di tutti quanti i fissaggi si fissa con un'unica vite che ha con una chiave da 8, quindi nel caso si dovesse fare un particolare intervento nel tetto perché si è scivolato un coppo, una tegola o qualcosa di questo genere, con una semplice chiave si riesce a smontare e a ripristinare il pannello da dove era installato. Questi sono i moduli.
quanto riguarda solare termico, vabbè, mi soffermerei, come si diceva prima, è un vetrato piano, le dimensioni sono, preso l'ingombro e tutto, 2380x1056, l'area totale per usufruire di un serbatoio di 300 litri, quindi il fabbisogno di 3-4 persone, è di 5 metri quadrati, quindi due pannelli fissati nello stesso modo che si fissano i pannelli fotovoltaici, quindi sempre parzialmente integrati sopra coppo o sopra tegola, come dimostrato qua. Non vengono realizzate di default installazioni o altre strutture di supporto che non siano complanari alla superficie del tetto esistente. Il serbatoio, vediamo che il serbatoio per il solare termico, il serbatoio che è la parte tra virgolette più ingombrante, perché alla fine lo si trova all'interno dell'abitazione. Ricordiamo che la tecnologia adottata non ha una circolazione naturale ma una circolazione forzata, quindi vede il collettore solare sopra al tetto e il serbatoio all'interno di un vano tecnico dell'abitazione. L'ingombro che ha il serbatoio è di circa un metro quadro a terra, anche se il serbatoio è leggermente più stretto perché ci sono tutta una serie di raccordi che devono essere attaccati, e un vaso di espansione. Ha una superficie, come dicevo prima, un metro quadro a terra e all'altezza di 1,80 m circa, e ha queste sembianze qua. Senza buco. Senza buco. Che pesa più o meno? Beh, sono 300 litri d'acqua più il peso suo, che se vuole possiamo... Indicativamente non è... 5 litri. Passiamo al boiler pompa di calore. Allora, il boiler pompa di calore sono proposti tutti e tre. Sì, sì. Quindi abbiamo quello più piccolino. Certo. Perché serve un volume così grande? Perché se noi pensiamo ai boiler elettrici a casa, tutti quanti abbiamo il boiler, cioè chi ha il boiler ce l'ha da 50 litri, da 60 litri. Serve un volume più ampio perché viene scaldato più lentamente, quindi ha bisogno di un'inerzia termica maggiore. Questo processo di riscaldamento più lento ha un'efficienza molto alta. Certo è che questi boiler qua hanno un COP, che è un coefficiente di prestazione, che è circa di 3, cioè per ogni kilowatt elettrico inserito ottengo 3 kilowatt termici. Con un boiler tradizionale un kilowatt cioè elettrico mi fa 0,7 circa, 0,8 al massimo, quelli proprio sì, se no. Quindi ecco il mondo oggettivo del boiler grande. Una cosa che forse si è dimenticato sul termico è integrabile con la caldaia, cioè in inverno la caldaia va ad aiutare il termico, oppure si elimina il boiler e si passa per la caldaia. Il riscaldamento dell'acqua come un sistema istantaneo, come si fa normalmente quando non c'è un boiler. Ecco, fondamentale questa cosa qua. Mentre il solare termico deve essere messo in serie dalla caldaia, proprio perché anche d'inverno fa partire la caldaia da uno step un po' più alto e quindi viene messo sempre in serie la caldaia, per quanto riguarda il boiler e pompa di calore, se non ci dovesse essere possibilità di attaccarlo in prossimità della caldaia, si può mettere anche in un locale dove mi arriva comunque una mandata di acqua calda. Cosa significa? Attraverso l'utilizzo di due saracinesche faccio che il mio generatore di acqua calda non sia più la caldaia in determinati periodi, ma sia il boiler e pompa di calore, oppure do modularità al sistema. Nel caso un giorno si dovesse rompere la caldaia o il boiler, seziono uno e apro l'altro. Ho due fonti di calore che mi servono per andare a riscaldare l'acqua calda sanitaria. Questo qua è molto importante. Per quanto riguarda i boiler in pompa di calore, come dicevo prima, ne abbiamo tre. Partiamo dal più piccolo,
Questo è, ha una grandezza similare a una colonna frigo, la sua dimensione è appunto di 52x52x1250. Ricordiamo che il boiler pompa di calore, a differenza del solare termico, che il serbatoio praticamente è semplicemente un serbatoio ai quali arrivano le tubazioni e basta, il boiler pompa di calore, per poter riscaldare l'acqua non avendo il collettore solare, ha due tubazioni soprastanti che pescano l'aria dell'ambiente, oppure posso pescare l'aria dall'esterno, e lo stesso posso immettere aria nell'ambiente o posso immettere anche quest'aria all'esterno. Per fare queste due cose qua non si valuta una condizione, l'ambiente in cui si va a installare la macchina. Se l'ambiente che stiamo installando la macchina permette di fare uno scambio d'aria normale, vediamo un garage, un 5x5, un 5x4, va benissimo, si può scambiare aria internamente. Nel caso il locale sia più piccolo, ci sarebbe la necessità che ci sia almeno una finestrella con il quale si riesce ad avere dei ricambi d'aria. In caso contrario, non ci sia la finestrella ma abbiamo un locale chiuso, di solito fanno dei carotaggi e si scambia l'aria con l'esterno. L'offerta prevede già un carotaggio verso l'esterno, perché di solito sì, sia la mandata per un totale di 6 metri, 3 metri, 3, sì. 3, 3. Sì. Okay. Questo è il serbatoio da 100 litri. Passiamo al serbatoio da 200 litri. Il serbatoio da 100 litri, con le dimensioni che ha, può essere appeso, anzi deve essere appeso a parete, deve essere una parete portante. Dal 200 litri in su, quindi 200 litri e 300 litri, è posizionato a pavimento. Per un principio appunto di stratificazione, abbiamo sempre il famoso metro quadro a terra, circa, e si sviluppa in altezza. E, questa tipologia qua, sia il 200 litri che il 300 litri, può essere abbinata, se si vuole, sia naturalmente con il fotovoltaico, che è la tecnologia principale con la quale di solito si abbina, sia anche con un collettore solare per dare supporto magari nel periodo estivo, quando il solare termico dà il massimo della sua performance. Passiamo ai 300 litri, che ve lo faccio vedere soltanto in fotografia, perché alla fin fine cambiano soltanto le dimensioni, non in altezza ma soltanto in diametro, quindi siamo nella stessa... Abbinato al solare termico significa che ha una seconda serpentina che può accettare solo il 200 e il 300 litri. Sì. Io lo dico. No, perdono il sì. Dopodiché, solare termico, climatizzatori. Beh, qui ho proprio due schede tecniche. Come ha detto prima Piero, forse non occorre neanche tanto descriverli. Il capitolo di gara era molto stretto e ha scelto dei macchinari che avessero delle performance molto alte. Non si poteva andare tanto distante da Mitsubishi o marchi più blasonati, quindi si andava o là o là. Abbiamo provato a discuterne, però alla fin fine insomma è stato messo il prodotto di nicchia, e quindi il marchio parla da solo, al massimo della performance sia d'inverno che d'estate, e con i CUB che non hanno rivali, diciamo, nei marchi. Apri, sono qua. Devo zoomare un po'. Qua ci sono i mono. Sì, 25. Sì, vale. Comunque abbiamo un SEER, cos'è? È il coefficiente di raffrescamento stagionale, ovviamente, e arriviamo a 3,5, che è il 12, a un 7,2. Ogni kilowattora elettrico tolgo 7,2 kWh termici. Con la pompa di calore, questo è veramente molto interessante, anche perché da capitolato tecnico si chiedeva al meno 4, e posso dirvi che molte offerte, per ciò che riguarda il monosplit, avevano cioè 4 e 1, le altre nei multisplit arrivavano al massimo a 3, 5, 3, cioè 6. Qui abbiamo 1, 4 e 4 e 3 valori migliori che possiamo trovare nel mercato.
Il climatizzatore può essere utile anche per scaldare la casa nelle mezze stagioni, cioè quando non cioè quando abbiamo alzato la temperatura di qualche grado solo per avere un comfort maggiore in casa senza scaldare tutta l'acqua dell'impianto termico che poi mi scalda i muri che, e mi scalda l'aria, il climatizzatore è molto più efficiente, cioè mi porta subito la temperatura a quella di comfort. Unico contro che quando spengo fa freddo subito, quindi scalda l'aria e scende molto prima. Però a fine settembre, ottobre, quando in casa siano i 17 gradi e c'è mezzo con cui si può dormire tranquillamente, però la sera se si è a cena o si sta facendo due chiacchiere a tavola è freddo, si può accendere e quell'ora è qui con un kilowatt elettrico ne produco 4,4 di calore, molto molto efficiente. Allora, come avete potuto comunque notare, sono tutte tecnologie che si legano tra di loro. Cosa consiste? Anche durante la scelta della potenza di impianto fotovoltaico che si va a installare, è corretto ponderare una potenza che sia basata in base ai propri consumi, quindi di solito viene analizzata la bolletta. Tenete conto nella scelta che andate a fare anche attraverso tutti i consigli che vi verranno dati di valutare queste cose che ha appena detto Piero, perché certe cose che magari in questo momento non si fa perché si cerca di risparmiare di energia elettrica per o raffrescare o riscaldare, quando c'è l'impianto fotovoltaico dimensionato in modo opportuno tante volte la cosa diventa conveniente. Quindi magari ottimizzare l'accensione del condizionatore piuttosto che della pompa di calore nelle ore in cui l'impianto fotovoltaico ha il massimo della sua performance. In questo caso qua vado a risparmiare sul gas, soprattutto nei periodi intermedi, sto parlando primavera, barra autunno. Se si ha una casa ben isolata, ottimizzare il funzionamento di questi elettrodomestici nei periodi congrui permette di avere dei grossi risparmi. Comunque l'ingegnere al momento del sopralluogo vi darà tutte le delucidazioni del caso e vi darà i consigli più opportuni caso per caso e considerazione per considerazione, insomma. Se avete qualche domanda? Ecco, questo è il nuovo momento. A parte di firmare il capitolato tecnico e e ci ha aperta fatta anche di fare tutte quelle domande tipo a casa mia ho 5 metri quadri di tetto, vanno bene i pannelli, mi conviene l'ottimizzatore o meno, ecco, tutte queste cose qua siete liberi di farle ora e sappiamo quando risponderci. Intanto io ti chiederei di partire con le prime. Sì, grazie. Scusate, è un separato dell'inverter. È un Pronius. Sì, alla scheda tecnica l'ho visto. Sono uscite un po' di domande sull'inverter, specialmente per quanto riguarda l'accoppiamento con i eventuali sistemi di accumulo. Ovviamente che sconsigliamo qualcosa in fase. Eventualmente si può. Scusate, avevo dimenticato l'inverter, in effetti, la tecnologia, cioè il marchio scelto è stato appunto Fronius. Noi come azienda siamo Fronius Service Partner e questo significa che nel qual caso, nel tempo, e non posso negare che possa capitare, si guasti, siamo noi stessi che usciamo, nell'arco di 3 giorni riusciamo a sostituire noi la scheda e ripristinare l'impianto. Questa è una cosa molto importante perché molti altri marchi fanno uscire o il centro assistenza loro con tempistiche bibliche oppure valutano la sostituzione con altrettanti tempi biblici.
Quindi l'importanza di essere front end service partner per quanto riguarda un prodotto come questo permette di avere una fermo macchina molto più basso. La macchina di per sé viene già fornita con un suo sistema di monitoraggio a bordo, quindi l'unica cosa di cui si necessita è di una connessione internet e la possibilità di avere in prossimità dell'inverter di una presetta LAN, o al limite c'è la possibilità di mettere dei dispositivi che mi permettono di portare il cavo di rete in zona, insomma, come dei tipi link o di power. Le dimensioni dell'inverter, che è importante anche questo, sono 65 x 43 cm più o meno, quindi assieme a fianco all'inverter era posizionato un quadretto di campo che ha la possibilità di sezionare le stringhe e lato alternata, che ha una dimensione di 20 cm x 12. Oltre a questo quadretto di campo, a fianco, sempre in quella zona là, viene messo il contatore di energia prodotta, un altro contatore di Enel. L'insieme di questi tre componenti occupa mediamente 1 m² di superficie su una parete. Un'altra domanda, se è possibile. Certo. Sono previsti in salvavita, sulla parte... alternata. No, perdone. Se salta un caso di fulmine, ci sono dei relè che bisogna anche non so se hai capito la domanda. Sì. È previsto il titolato, è la tua parte. Risponde l'assicurazione, non risponde. Allora, beh, l'assicurazione è un anno. Io ho la prestazione mia, se... No, attenzione, l'offerta del capitolato di gara, come era stata presentata, prevede un anno di assicurazione all risk. Quindi, qualora ci sia un guasto sull'inverter, sui pannelli o qualsiasi componente dell'impianto fotovoltaico, l'assicurazione ricopre, naturalmente con le franchigie, ma siccome siamo noi l'azienda che andrà a riparare, cercheremo di tutelarvi al 100%, il guasto che voi avete subito. In caso di fulmine, che mi becca un fulmine, mi salta un relè o mi salta... Allora, nel caso, mettiamo drastico, che saltasse il relè o avesse anche lo scaricatore, che sappiamo benissimo che gli scaricatori arrivano fino a dove devono arrivare, tante volte vengono bypassati, vi bruciano comunque la televisione, lei ha un'assicurazione che la tutela al 100%, quindi l'inverter le viene sostituito e le viene dato un inverter nuovo. Sì, l'informazione era diversa, cioè mi hanno detto che se in caso di fulmine c'è un relè che è stato fusibile sopra del pannello fotovoltaico che vi permette. Allora, ci sono questi scaricatori che vengono messi all'interno del quadretto. Allora, tutti i pannelli sono collegati tra di loro. Una stringa non è altro che un insieme di pannelli che arrivano poi giù all'inverter, come avremo una fila di luci dell'albero di Natale. Okay? Alla fine, in quel caso là, abbiamo due fusibili che mi sezionano la stringa e a fianco, se previsto, abbiamo due scaricatori che la tutelano per quello che vi sta dicendo. Sono presi nel capitolato questi? Sì, se sono compresi, vengono messi. Adesso mi sfugge questa cosa. Comunque, ancora meglio, c'è questa assicurazione che la tutela del tipo quando si mettono gli scaricatori tante volte intervengono e mi salvaguardano. Se il fulmine è più o meno diretto, quindi a seconda della vicinanza di dove cade il fulmine, potrebbero anche guastare gli scaricatori e passare comunque la sovratensione. In quel caso là si bruciano dei varistori all'interno dell'inverter. Se si bruciano... Se ci sono questi varistori bruciati, la garanzia dell'inverter non risponde, cioè possiamo prendere la macchina, portarla al fornitore, diciamo dalla casa madre, e dirgli: ascolta, qualsiasi garanzia non risponde per questo, per le sovratensioni. Quindi c'è l'assicurazione che è stata messa sempre all'interno del pacchetto che vi tutela per questa cosa qua, quindi la garanzia per un anno, la garanzia vi tutela per tutti i danni, i difetti di fabbricazione, diciamo, l'assicurazione vi tutela per tutto il resto per un anno. Scaduto l'anno decidete, volete allegarla con quella dell'abitazione, volete ricontattarci per ampliarla, volete farla anziché un anno
farla già da 5 anni, ne parliamo, tanto comunque noi facciamo un certificato che viene intestato direttamente alla nostra azienda, perché voi quando avrete il guasto contatterete la nostra azienda e noi saremo noi che gestiamo direttamente con il perito la situazione. Quindi voi dovrete soltanto dire: Riccardo, mi si è guastato l'inverter, è accaduto in concomitanza, verremo fuori, faremo una verifica, vedremo l'anomalia che dà l'inverter. Se sì, se sia pure insomma che è avuto da una sovratensione, apriamo già la pratica del sinistro con l'assicurazione e saremo noi a interloquire direttamente con il perito, perché tante volte si sa benissimo che cercano loro di tirare per il loro molino e quindi trovando magari una figura tecnica che riesce a spiegare com'è la situazione, si cerca di fare di tutelare i vostri interessi insomma. Grazie. Comunque l'impianto dovrà prevedere l'installazione di scaricatori e l'utilizzo di cavi solari. Da capitolato tecnico. Un'altra cosa, questo inverter ha la possibilità di collegare due stringhe indipendenti. Vogliamo dire che si possono sulla stessa palla due stringhe se ci sono degli ombreggiamenti, oppure due falle, quindi est-ovest o sud-est. Quando invece ci sono più orientamenti o più ombreggiamenti, c'era l'altra soluzione, messo la legge con gli utilizzatori. Quindi diciamo che già fino a un ombreggiamento o due inclinazioni diverse, l'inverter già è cominciato, è già attrezzato. Per chi non lo sapesse, Fronius è austriaco. Ecco. Altre domande? Se non ho capito male, la connessione internet vi serve per avere i dati del ciclo di produzione e i vari guasti? A te. Cioè, nel senso, nell'inverter cioè c'è un sistema di moto, cioè c'è l'intraggio, sto volendo, quindi c'è un sistema di monitoraggio all'interno che può essere collegato alla scheda LAN, cioè al PC, cioè attraverso la... Quindi non è che i dati vanno sui vostri server? No, allora, il server è quello della casa madre dell'inverter, quindi se esso SolarEdge o se esso Fronius, tutti i dati vanno sulla piattaforma server della casa madre. Noi, volendo, possiamo reperire i vostri dati su vostra richiesta, su un'eventuale analisi della produzione dell'impianto dal server della casa madre. Okay. E per noi sono disponibili, nel senso che noi abbiamo comunque una connessione diretta e quindi sempre disponibili i dati. Dei clienti? So che in altri casi magari poteva essere utile, si crea una sessione eventualmente del gruppo d'acquisto dove tutti i dati vengono messi dentro e possono essere confrontati. Diciamo che forse, non so se sarà utile, ma dovremmo pensare a una cosa del genere in termini di PAES, perché abbiamo adottato nel comune di Sant'Orso. Sì, va bene, adesso. E quindi potrebbe... Adesso vedremo come c'è un confronto cose. Perché nel senso la produzione la conosci già, non è diciamo che prima o dopo dovremmo pubblicare questa roba e quindi sì. Può darsi che sia anche utile al campione trovare un monitoraggio di questo poi sì. Ecco, nel capitolato se non sbaglio c'era il controllo che di solito si discuteva sempre. Per controllo si intende che qualsiasi anomalia voi vedete dell'inverter o pensate che stia producendo sotto la norma, potete contattarci e noi possiamo fare una verifica di questa cosa qua. Tengo già a precisare, ad esempio, che le domande più frequenti che sorgono è che nel periodo di agosto, quando c'è l'afa che brucia il terreno, l'impianto sta andando meno dei periodi primaverili barotunali a livello di picco. Questo è naturale, perché se andiamo a vedere la caratteristica tecnica del pannello, all'aumentare della temperatura la cella di silicio ha un abbassamento della sua resa. Ecco il motivo per il quale nel periodo estivo, pur avendo una produzione maggiore perché il numero di ore solari sono più ampie, abbiamo a livello di picco una produzione più bassa.
solare termico, se si volesse passare alla dimensione superiore del, del boiler, cosa sono? Passo superiore quant'è? 500. E 4 collettori, 4/5 collettori, dopo dipende, di solito viene fatto per fare integrazione al riscaldamento a pavimento. Oppure tante docce. Cioè se hai bisogno di un flusso di, o anche di tre docce con in contemporanea. In quanti anni si ripaga l'impianto fotovoltaico? 5-7 anni. Dai 7 agli 8 anni. Ovviamente bisogna, caso per caso, bisogna fare un po' di conteggio. Io credo che voi fornirete una... All'impianto fotovoltaico viene proposta un'offerta con tutti i flussi di cassa e registrare praticamente che è il periodo nel quale rientra il capitale che si va a investire. E l'offerta è dimensionata su quelli che sono per i consumi elettrici effettivi. L'importante, come dicevo prima, è se la bolletta che avete a casa riporta consumo medio anno 3600 kWh, l'impianto medio che si andrà a montare è un impianto intorno ai 3 kW. Se però abbiamo intenzione di montare il boiler di pompa di calore o installare dei condizionatori che poi andrò a usufruirli in magari pompa di calore nel periodo invernale, la sarà abilità del nostro ingegnere a consigliarvi la potenza più opportuna insomma da installare. No, dopo un'altra tecnologia che io sto applicando ormai da decenni a casa, piastre elettriche per cuocere, quindi ho induzione, piastra elettrica, mi trovo benissimo e va bene, cioè un sistema molto intelligente per evitare il consumo di gas e si abbina tranquillamente col fotovoltaico, quindi una bella soluzione anche questo. Quindi magari mi dice 3600 sono i consumi adesso, ma magari con una piastra elettrica che mi va a consumare 500 kW all'anno, allora magari metto il 500 watt in più o un kilowatt che comunque una volta che ce l'ho riesco a consumare per risparmiare altre fonti fossili. Nell'ottica dell'acquisto futuro di un'auto elettrica, questo potrebbe essere un'altra domanda. Un'altra domanda, scusate, ci sarà un distacco, un possibile distacco completo da Enel o ci sarà sempre la bolletta? Ci sarà sempre la bolletta, perché in questo momento vale, è meglio utilizzare l'Enel come grossa batteria. Cioè è più conveniente utilizzare l'Enel come batteria che staccarsi dalla rete. Anche perché staccarsi dalla rete oggi vorrebbe dire dei sistemi di accumulo veramente grossi ed un impianto fotovoltaico enorme. Cioè nel senso, se io devo accumulare energia specialmente in inverno e nelle batterie per poi utilizzarmela, serve un impianto veramente grande. Economicamente oggi, a parte un po' di confusione anche tecnica, finché le grandi case ora stanno uscendo con le batterie, ma veramente stanno facendo un po' di difficoltà, anche hanno fatto un po' di difficoltà negli anni scorsi. Economicamente oggi non è pronunciabile niente, è sicuramente il futuro. Cioè se noi pensiamo ad un modello energetico futuro, sicuramente l'accumulo, stoccaggio e la produzione in loco attraverso delle smart grid, cioè delle reti in intelligenti, è sicuramente il futuro questo, però non oggi non è ancora così, e per motivi tecnici e per motivi politici e di pressione delle lobby. Cioè nel senso che la Germania oggi ha un sistema di incentivazione per l'accumulo, l'Italia no. L'Italia ha avuto uno splendido periodo di energie rinnovabili, di sviluppo di energie rinnovabili dal 2007 al 2012 e poi sono un po' boicottate, ma sono boicottate perché fanno paura. Cioè il fatto che l'energia che consumiamo oggi, che pensate che il 40% di energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili,
e c'è un 10% da fotovoltaico. Il fotovoltaico è in mano a 70.000 persone. No, scusa, a 700.000 persone. A 700.000 persone, cioè, nel senso, c'è una democratizzazione dell'energia che fa paura, cioè, se ci pensiamo, è un passaggio in più anche per lo Stato avere la proprietà dell'energia, che sia dei suoi cittadini privati. E ovviamente quando Enel deve chiudere qualche centrale perché il 40% di elettricità è prodotto dalle rinnovabili, Enel fa un po' di pressione sullo Stato e ha anche il salvarsi valere. Tanto che non è SPA, immagino che abbia diciamo che il mondo dell'energia fossile, quello degli idrocarburi, ha ancora una notevolissima parte nella nostra vita, nella nostra economia, nei gesti quotidiani che facciamo in generale. E non è la transizione, per così dire, non è semplicissima. Porta delle situazioni, discussioni anche dal punto di vista economico non indifferenti. Ciò non toglie che non si debba comunque mettere in ordine un po' le cose e guardare un po' più in là dal proprio naso e preventivare un futuro che magari non sarà proprio dietro l'angolo, ci vorranno degli anni, e un cambio di mentalità in modo tale da ridurre l'impatto delle fonti fossili. Perché l'obiettivo, al di là di tutto, come l'obiettivo peraltro del Paes che ha messo in moto tutta questa roba qua, è esattamente questo, è quello di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e fondamentalmente ridurre la dipendenza del CO2. Basta, adesso ho fatto la filippica su sta roba, si può andare bene così, giusto? Ah no, un'altra cosa invece, ve lo ricordo a tutti quanti, adesso faccio un po' di campagna, il 17 aprile c'è il referendum. Se secondo te non c'è la facevo io, la fine della cosa. No, il 17 aprile c'è il referendum, quindi andate a votare. Sì, perché la cosa più importante è che andiate a votare. Sì o no? Votare cosa? Diremo sì o no? Tra il termine, abbiamo appena detto che esiste un futuro bloccato che possiate decidere. Da delle lobby, vabbè, adesso magari del referendum ne ci parliamo un po' alla fine, se volete, volentieri, però cioè, abbiamo un futuro che sta annunciando in un certo senso. A dicembre a Parigi è stata decisa definitivamente l'uscita dal fossile, c'erano 6 referendum su questa cosa chieste dalle regioni, è la seconda volta che le regioni chiedono dei referendum, 5 sono stati cancellati con la legge di stabilità, quindi in qualche modo abbiamo anche già vinto, ne è rimasto uno, per uno che è molto importante per andare verso quel modello di sviluppo e di crescita energetica. Altre domande, torniamo al tema della serata. Saremo contattati per tempi? Allora, io penso che ora in tempo 3-4 giorni ci organizzeremo con gli strumenti di comunicazione tra noi e loro. I primi 7 nomi gli verranno passati, quindi entro giovedì prossimo. Sì, magari su questa cosa possiamo anche, scusa se ti interrompo, se qualcuno ha necessità di diciamo, abbreviare i tempi, si fermi pure stasera che l'elenco cominciamo a farlo subito. Non so se l'idea può essere. Oppure mandi una. Oppure manda una mail allo sportello energia o fa una telefonata, insomma, da questo punto di vista. Comunque diciamo che i tempi possono essere brevi e poi direzionati sulla base di quelle che sono effettivamente le esigenze. Se entro giovedì prossimo noi passiamo i primi nomi all'azienda,
l'azienda gli dice in una settimana vi contatterà. Avete il telefono, tutto per capire. Hanno il telefono, tutto. Voi firmando l'adesione al, cioè, al gruppo di acquisto ci avete dato il consenso per passare i vostri dati a, all'azienda. E quindi passa così. Se qualcuno ha fretta, quindi forse i primi verranno con, cioè, trattati fra circa 10 giorni. Gli altri, ma cioè, magari fra 15-20 giorni, ecco. A seguire. Io volevo chiedere, questi file che abbiamo visto, queste schermate, è possibile spedirle via mail? Le schede tecniche vi verranno spedite, sì, tutte, e in più vi verrà spedito. Sì, sì, quello lì assolutamente sì. È pubblico, cioè nel senso. Verranno fatte anche delle schede tecniche riassuntive, cioè in modo che abbiate tutti una possibilità di visualizzazione rapida dell'offerta. Se c'è altro, sarà poche domande, siamo già stati esostivi nelle scorse serate. Evidentemente sono un pubblico formato. Scusa, quanti impianti che devi stare a fin adesso? Ti quanti ne hai montati adesso? Io te ne hai montati con casa tua, mi ne montati 5. 4 casa mia, una a Torino, una a Valdaosta. No, ma l'azienda ne ha montati circa. Quanti? Sì, dei 4.000-4.500. E funzionano di tutti. Vabbè, adesso noi diciamo con la fuola. Sì. E non ti senti solo. Pensavo sulla. Sarà il fotovoltaico. Ok. Ma se nel corso del sopralluogo che si fa, si cerca di valutare eventualmente anche un sistema di pompa di calore, sì, per l'acqua calda sanitaria, che va, mi ho capito bene, in serie all'eventuale già accumulo che si ha, o, sì, no, e che serve appunto per sostituire la caldaia, quella al nostro non è elettrica, ma per quella metano. Ottimo questo. È un discorso che si può fare. Dunque, allora, le tecnologie sono già aperte su tutte e due, sia la pompa di calore che il fotovoltaico. Ovviamente voi avete aderito al gas, cioè esprimendo per esempio sul tanto fotovoltaico, sì, ma non penso proprio che l'azienda, se viene a casa vostra, non vi venda, però con questa cosa qui, ottimo, la caldaia a pellet che io uso fino a, adesso, a questo periodo qua, poi non ha più senso far funzionare una caldaia a pellet solo per la acqua calda, ed in più ho il periodo di sole, quindi in quel caso è perfetto. Penso che una cosa simile abbia anche gli entri economici molto molto rapidi, perché utilizzo la pompa di calore solo nel periodo più interessante in cui ho un sovrapplus di produzione di energia elettrica. Cosa è che il pellet va sempre più su? Cosa? Il pellet costa sempre di più. Il pellet costa sempre di più a causa dell'aumento dell'IVA l'anno scorso, in legge di stabilità quest'anno c'era un emendamento che voleva riabbassare l'IVA, ma non è passato. Il problema di tutto è che quando che la roba non va, per lo Stato non dice niente, quando che la roba comincia ad andare, e penso e spero che non succeda come anche fonti rinnovabili queste qua, pompa di calore casini vari, sicuramente lo Stato, quando che sentirà l'odore di soldi, diventerà un balzello anche su. Qui comunque abbiamo una detrazione fiscale, cioè nel adesso, senso. Adesso che non ce l'ha nessuno,
Sì, quanto che cominceranno a essere tanti, sicuramente. Tasse sul calore prodotto, dunque io faccio. Non c'era, non doveva esserci niente. No, no, ma sul pellet c'è semplicemente stato l'aumento dell'IVA. Una piccola cosa sul pellet, visto che ci siamo e probabilmente voi ci utilizzate pellet, una raccomandazione, costa un po' di più, è vero, ma se trovate pellet con il marchio EN Plus è il migliore, cioè quello che ha meno che fa meno ceneri, ha un acciaio calorifico più alto e ha meno plastiche all'interno, perché sappiamo che il pellet bruciando fa PM10 e più materia plastica c'è all'interno, più aumentano i benzo a pilene all'interno del PM10, quindi causa di cancro. Quindi stiamo attenti, se utilizziamo il pellet, proviamo ad utilizzare pellet di qualità. Esiste un marchio in chatter nazionale che si chiama EN Plus. Abbiamo fatto anche un po' di sportello e di energia. Basta. Bene, vi ringraziamo. Avete a disposizione il gruppo una pratica che sta facendo un lavoro eccellente, quindi grazie a tutti e a loro soprattutto, che si impegnano veramente tanto, è un bel gruppo, veramente grazie. Aderenti siamo? Marco e Mezzo. 91, erano consigliati i mondi. Limite dei 30 e una cinquantina in totale di interessati. Se c'è qualcuno che vuole aderenti, non so, fra di voi purtroppo non mi ricordo. C'è qualche altro mondo. Sono qua i moduli. Aderire volentieri, possiamo fare questa sera. Sì. Pochi aderenti. Sì. Ciao, ok. Se volevo sapere se per quanto riguarda appunto la pompa di calore, sì. Se nel preventivo che ho visto 2360, esatto, se è compreso anche l'allacciamento, diciamo, oppure se è solo chiavi in mano, collegamento. Qualsiasi sia, diciamo, la situazione che Semplicemente la pompa di calore da 20 metri da casa non è questa versione standard. È incluso appunto nell'installazione standard, cioè inclusa, e sono incluse eventuali 3 metri di canalizzazione tra il punto dove viene messa e il muro. E un canotaggio, un buco. Quindi sono 3 e 3,6. Come per il climatizzatore presi 10 metri di ciabazione, tutti esterni, se uno lo vuole sotto traccia, uno paga un po', perché era la condizione non standard. Se l'impianto è disposto, passa sui cavi? Se l'impianto io sono già a posto, l'ho fatto lo scorso mensile. Ma sul climatizzatore dici io. Il clima l'ho passato, messo l'anno scorso. Sul clima, voi troverete, specialmente da MediaWorld, dei prezzi di climatizzatori che fanno impressione, cioè tipo a 600 euro, 700 euro. Quelli sono senza l'installazione e. C'è cosa? Io questo Viking. Vabbè, dai, e ora l'hai pagato quanto questo, se non di più. Però sono clima che sono, cioè, di categoria più bassa.
Potete anche cercare quello stesso climatizzatore su internet, sicuramente, tanto lo fanno tutti, quindi e ha dei prezzi molto più bassi, ma ricordatevi che c'è tutta l'installazione messa a norma e tutto. E se abbiamo l'IVA al 12% vuol dire che la manodopera influisce quasi al 50%, il sopralluogo tecnico, il dimensionamento, la manodopera in ciò fluisce. Anche lo stesso servizio di assistenza nel caso di guasto, un acquisto diretto ha una via, l'acquisto con un installatore ne ha un'altra. E attenzione che veramente siamo ad una fascia appunto d'hiking mi seleziono al suo perché il preventivo che ho fatto l'anno scorso mi è andato bene, e l'unica opera di grande esigenza è stata che l'impianto l'allacciamento non era compreso. È tutto bello, bello, fa mi raccomando quando arriviamo che siano i cavi già tirati. Come cavi già tirati? Eh sì, perché okay, non è compreso. No, qui è cioè chiavi in mano, no, con le canalizzazioni esterne, ovviamente, però perché lo ripeto, sta questa cosa delle canalizzazioni, perché cioè come fare la canaletta, mettere il tubo, malta, no, cioè di pittura è un costo di ore di manodopera, quindi non ci può essere chiusa, cioè se uno se lo fa lui è una cosa, ma no, io sono venuto stasera per la prima volta, ah, okay, perché ho perso molte informazioni. Puntate. E ovviamente l'intervento che viene fatto è personalizzato da utente a utente. Il preventivo viene fatto quindi successivamente sulla base del capitolato. Delle esigenze. Volevo capire il passaggio. Se lei ha un consumo di 2600 kWh all'anno e ciò vuole in un impianto fotovoltaico e dice io in un impianto fotovoltaico lo so voglio da 2,6 perché non andrò ad aggiungere altro, anzi se mai tolgo delle persone da casa, se mio figlio va fuori eccetera, e con la sostituzione degli elettrodomestici comunque vado sempre a risparmiare un po', in quel caso fa 2600 di 1100, vengono fuori 2 kW e mezzo, ovviamente si va a taglia di pannello, che i pannelli sono da 250, quindi 2 kW e mezzo sono di i pannelli sono circa 6 metri quadri di. Sì, sì. Quindi voi uscite praticamente, fate il sopralluogo e la valutazione con l'eventuale potenziale cliente, sì, e poi fate il preventivo sulla base del capitolato, sì, 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 che avete sulla disponibilità del tetto, cioè lo spazio che c'è, sì, esatto, tetto, sulla bolletta, se non c'è capo energetico dell'abitazione. Sì. Cioè banalmente se uno ha un tetto libero a nord oppure un salice enorme sulla casa a sud e non vuole togliere il salice, lì cioè, il pianto fotovoltaico non può essere fatto, cioè nel senso. Sì. Cosa? A nord? A nord, cioè. Cioè, tengo a precisare che il gruppo d'acquisto ha proprio questa funzione, cioè quella di riuscire a, serve per omogenizzare l'offerta, standardizzarla il più possibile e eseguire e dare alle singole persone che aderiscono l'impianto chiave in mano. Secondo, naturalmente, il prezzo viene standardizzato in termini del kilowatt di picco o della tipologia di impianto o tecnologia, ma la realizzazione è assolutamente personalizzata, perché uno potrebbe avere anche proprio da un punto di vista tecnico delle esigenze che non sono riscontrate dagli altri e di conseguenza un pezzetto di impianto da fare fuori da quello che è il capitolato in senso stretto, che ne so, vuole la vasca di contenimento sotto i pannelli fotovoltaici perché non si fila a metterli sopra le tegole, quella naturalmente viene ad essere inclusa in un preventivo a parte, un pezzo di preventivo a parte. Però sappiamo tutti quanti fin da subito che più siamo in termini di
realizzazioni, maggiore è la fascia di sconto a cui tutti quanti poi alla fine, anche l'ultimo che arriva il quando se ne saremo, il primo di maggio, non so, quel che è la data di cui ne parliamo un attimo, può ottenerlo esattamente lo stesso sconto che possono ottenere tutti quanti gli altri, sulla base del maggior numero di impianti o della quantità di chilo di picco che si è raggiunto con l'ultimo aderente. Quindi più per le accessone portate, più è alta anche la vostra con Cepe e Nienza, non solo quella vostra ma anche di chi portate. Posso, un'altra domanda, sì. Flash, siccome ultimamente si è spesso, almeno a me capita spesso, non dico bombardati, però assillati da varie telefonate di Enel Energia, che propongono impianti, fra virgolette, cedi il tetto e, ecco, una valutazione, un giudizio da chi è un po' più esperto. Io esatto. Vedo, noi nell'Elegamento Veneto salutiamo, siamo abbiamo un ufficio che valuta delle richieste di finanziamento che arrivano alle BCC. Quindi li vediamo. Il costo che di un impianto fornito da Enel e Cenergia è di 2,5 volte questo, e c'è un impianto con una qualità molto molto bassa. Lì loro giocano molto sulla bolletta, sul fornire un pacchetto unico e fartelo pagare piano piano in bolletta. Purtroppo conosciamo persone a cui è convenuto. Dopo ci sono varie agenzie che lavorano per l'energia energia, quindi poi dipende dall'agenzia quanto onesta è, però ci sono delle persone a cui è convenuto disdire il contratto pagando la penale e farselo da un'altra parte. Questo purtroppo capitano queste cose qua, il mercato è chiaramente viziato. Noi il primo anno, quando abbiamo fatto il gruppo di acquisto, abbiamo deciso di fare le pompe di calore, questo nel 2014, mi sembra, 13, della stessa pompa di calore. C'erano arrivate offerte da 6.000 euro e offerte da 3.000 euro, la stessa, stesso identico prodotto, stesso con un settaggio. Questo qui perché? Perché il mercato non era ancora pronto ad installarle, quindi si pensava che fosse chissà cosa. Oggi, forse anche per un minimo, anche grazie ai gruppi di acquisto e alla fatica nel muovere queste tecnologie qua, i prezzi si sono abbassati, anche se, come abbiamo visto la volta scorsa, per chi c'era, erano state proposte anche delle pompe di calore a 4.500 euro, quindi anche qui quasi il doppio. Allora, se non c'è altro, ci salutiamo e ora sì, vi ricordo che il 17 aprile c'è un referendum e per andare in una direzione di un futuro sostenibile, votiamo e votiamo sì, lo dico.